Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, ben ritrovati, buona giornata, buon pomeriggio. Siamo prontissime per parlarvi di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore perché siamo in continua evoluzione, quindi non c'è mai un giorno tranquillo dove non ci sono inciuci, non c'è quel chiacchiericcio che a noi tanto piace. Ovviamente sono come sempre in compagnia di Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Oggi puntata bomba. Cara Elvira, parleremo di tantissimi argomenti, ma soprattutto molto diversi tra loro. Inizieremo come sempre da una parte un po' più seria per poi terminare con un triangolo amoroso, quindi ne vedremo veramente di tutti i colori. La leggerezza ci vuole, soprattutto verso la fine della puntata, perché insomma abbiamo una carica residua molto poca. È verissimo, iniziamo subito col nostro primo argomento e dato il periodo si parla di Covid che ha investito grande parte, soprattutto in quest'ultimo periodo, devo dire la verità, anche tantissimi personaggi noti, personaggi famosi, anche numerose conduttrici che al momento sono state fermate non solo in quarantena ma anche con una carica virale positiva proprio dal coronavirus. Tra queste c'è Bianca Guaccero che ha comunicato nella giornata di ieri di essere positiva al Covid anche tramite un video molto importante che ha divulgato sui social e anche durante la sua trasmissione, poiché ovviamente era assente e quindi ha voluto spiegare il motivo della sua assenza, ma in particolar modo, appunto come dicevo poco fa sui social, ha dato vita a un vero e proprio appello per non abbassare mai la guardia. Ascoltiamola. Ciao a tutti. È la prima volta che realizzo un messaggio di questo tipo e per questo premetto che non sono un virologo, non sono un politico, non sono un medico e non sono un sindaco, sono una semplice cittadina che vuole rivolgere un messaggio in particolare ai pugliesi, alla Puglia, al suo paese, ma in realtà un po' a tutti. La Puglia sta vivendo un momento molto difficile per quel che riguarda la pandemia. La Puglia è una di quelle regioni, quelle poche regioni che insieme alla Valle d'Aosta che attualmente continuerà a rimanere in zona rossa. L'emergenza è arrivata veramente a superare i limiti consentiti del contagio. Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari e in particolar modo il mio paese di Bitonto è tra i primi 21 paesi che hanno superato in maniera preoccupante la soglia del contagio. Ovviamente per questi dati io ringrazio il sindaco Michele Abbatico, il sindaco del mio paese, che gentilmente ogni tanto, con il quale gentilmente ogni tanto mi confronto per tenermi aggiornata sulla situazione proprio dei miei concittadini. È venuta fuori da un'analisi fatta con la ASL che per quel che riguarda la situazione dei contagi, per gli under 30 è migliorata, è diminuita di 11 punti anche grazie al coprifuoco delle 19. Per quel che riguarda gli over 60 sta diminuendo piano piano grazie all'ausilio dei vaccini. Rimane il segmento dei 30, dai 30 ai 60 anni, che si contagia o in luoghi lavorativi, quindi per questioni lavorative, ma soprattutto in ambito familiare. È venuta fuori da questa indagine proprio della ASL sui nuclei familiari che a livello di contagio in una famiglia non si contagiano uno o due elementi, ma si contagia tutto il nucleo familiare. Questo che cosa significa? Questo significa che le famiglie tra di loro, i membri delle famiglie tra di loro continuano a vedersi, continuano a frequentarsi, innescando come al solito la catena del contagio. Non solo ho purtroppo acquisito questi dati, ho acquisito anche altri dati che riguardano gli ospedali. Gli ospedali sono assolutamente in over, gli ospedali della nostra regione, come tanti ospedali purtroppo d'Italia. C'è stato un fatto in Puglia, il fatto è legato alla variante inglese. La variante inglese ha purtroppo una mortalità molto più alta e ha sviluppato un contagio ancora più veloce tra le persone.
Le terapie intensive sono full, sono piene, la situazione è veramente importante e grave. Allora, io ci tenevo a dire una cosa ai miei concittadini, perché Bitonto rientra a far parte di quei 21 paesi che sono veramente, diciamo, oltre, per capirci in maniera spicciola, oltre la zona rossa. Oltre la zona rossa non ci sono altre regole da seguire, perché le regole che attualmente abbiamo sono state già applicate. Oltre la zona rossa ci siamo noi. Ci siamo noi cittadini, ci siamo noi persone, che possiamo fare delle scelte ogni giorno. Possiamo decidere se salvaguardare i nostri parenti, i nostri padri, le nostre madri, i nostri cugini, i nostri amici. Prima di essere superficiali, dobbiamo riflettere. Dobbiamo riflettere per tutto quello che facciamo, da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera, perché non siamo responsabili solo della nostra salute. Questo virus ci mette in contatto con il tasso di altruismo che è in ognuno di noi. Ci mette in contatto con le nostre debolezze, e a volte anche con la nostra incapacità di accettazione della realtà. È un anno che dura questa pandemia, un anno infinito, un anno che ci ha privato di tutto ciò che era assolutamente normale, della base, delle basi della nostra vita. Allora io quello che chiedo ai miei concittadini, ai bitontini, ma così come a tutti quelli che guarderanno questo video, è: so che siete confusi, so che siete arrabbiati, so che siete addolorati, so che avete perso persone care. Ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, cercate di scegliere di rimanere a casa. Sembra di un déjà vu questo messaggio, sembra di essere tornati indietro nel tempo di un anno. Però non lasciamoci sopraffare dalla rabbia e dal menefreghismo, perché oggi più che mai noi forse siamo gli unici ad avere veramente il potere di decidere quale potrebbe essere il nostro prossimo futuro. Ecco Elvira, come spesso diciamo, il Covid colpisce anche personaggi dello spettacolo. Bianca Guaccero, come abbiamo ascoltato poco fa nel video, ha detto di essere stata sempre molto molto attenta, ma davvero il Covid è un nemico invisibile, cattivissimo, che non fa sconti a nessuno, che colpisce nel momento in cui te lo aspetti, magari meno, nel momento in cui abbassi un attimo la guardia e le difese, ma soprattutto è stato molto bello questo appello che ha fatto ovviamente alla sua Puglia, poiché è pugliese, ma a tutta l'Italia, di stare attenti, di non mollare in questo periodo che può sembrare di discesa per quanto riguarda la curva di contagi, ma che vede il Covid ancora protagonista. Diciamo che è stato un po' un periodaccio questo qui per Bianca Guaccero, perché insomma si era resa protagonista della polemica su una famosa puntata contro le donne. E poi da allora, con la ripresa della trasmissione, insomma, si sperava che si potesse raggiungere un certo equilibrio, e poi la notizia, insomma, del Covid. Quindi devo dire che ne ha superate diverse in questo periodo. Fatto sta che, insomma, ci sono posizioni un po' discordanti sul Covid, perché ci sono negazionisti, ci sono coloro che sono stanchi di vivere con queste restrizioni. Fatto sta che, insomma, è proprio in questo momento che abbiamo abbassato un pochino tutti la guardia, perché dimentichiamo anche quelle che erano un po' le caratteristiche principali del periodo. Basta guardare i social, ci sono Vero. parecchi video divertenti che mostrano come abbiamo preso il virus all'inizio e come invece lo trattiamo oggi. Verissimo. È vero che, insomma, siamo un pochino stanchi, però ha ragione Bianca Guaccero, perché è proprio in questo momento che potremmo, insomma, uscirne, che ci troviamo ancora con un numero alto di contagiati, e soprattutto vediamo come il virus, l'avevamo detto, hashtag, colpisce chiunque, quindi non è che si fanno sconti da questo punto di vista. È vero, colpisce chiunque, ma soprattutto rispetto magari alla prima ondata dove c'era quest'idea che colpisse in particolar modo nella maggioranza, soprattutto le persone più mature di un'età più avanzata, in questo momento, ma anche
anche negli scorsi mesi con la seconda ondata, possiamo dire che ha colpito tanti giovanissimi, anche ovviamente giovani, infatti non solo Bianca Guacciaro, che comunque sta abbastanza bene, ha avvertito solo una piccola dei piccoli sintomi, possiamo dire, ma ha colpito un altro personaggio molto noto della TV e della musica, J-Ax, che si è reso protagonista al contempo di un'altra intervista quasi drammatica, possiamo sì. dire, dove ha raccontato le sue paure, la paura del Covid, della malattia, questi sintomi molto gravi e anche la paura di non poterla e saperla affrontare e che magari il suo figlio potesse restare orfano e quindi di una sua morte precoce. Sì, anche J-Ax proprio all'inizio della pandemia, insomma, aveva lanciato numerosi appelli, essendo un pochino ipocondriaco come ultimo poi del resto, però è un periodo in cui effettivamente si riflette molto sulla vita, su quello che sarà, che verrà. E devo dire che lui l'ha presa molto male, sì. perché sicuramente rispetto a Bianca Guacciaro, insomma, i sintomi nel suo caso sono stati molto più pesanti, complici anche poi la diversità, insomma, e anche altre problematiche che distinguono i due protagonisti. Però da qui a pensare che, insomma, quello che è successo ad altre persone, quali genitori, figli che sono morti, insomma, è un dato molto importante, fa vedere anche l'umanità di J-Ax, perché lui si è sempre occupato di grandi tematiche sociali, quindi quando un appello viene da J-Ax sicuramente ha un eco diverso rispetto a quello magari di un medico, ecco. Anche perché ha ascoltato veramente da un campo generazionale ampissimo, non solo dai più grandi, quindi magari anche dai nostri coetanei, ma anche dai ragazzini più giovani, quindi un messaggio, ma proprio di paura, di realtà e di cinismo da parte di una persona che sembra poi sempre tutta ad un pezzo, molto forte di carattere e che invece si riscopre fragile e comunque molto importante e serve anche a far aprire gli occhi magari più scettici. Sì, anche perché se lo dice J-Ax è giusto. Se però lo dice un medico fa pensare. Dici, chissà, infatti magari sta portando acqua al suo mulino, sì. pensano in molti. Anche perché tutti noi, insomma, abbiamo paura, ma perché non conosciamo questo virus. Quello che ci viene detto, insomma, è quello che ascoltiamo anche dai telegiornali, è sempre una piccola parte di tutta la storia, perché effettivamente bisognerebbe poi trascorrere delle ore a parlare di questo virus. Quindi ognuno lo affronta in modo diverso e anche i sintomi sono diversi. Certo. L'abbiamo visto sia con Bianca Guacciaro che con J-Ax, quindi è questo che pesa molto poi sulla qualità di vita che si può avere e che si avrà, perché bisogna pensare anche alle conseguenze poi del coronavirus. Settimana che è stata poi particolarmente intensa anche la fine della scorsa, proprio per i ricoveri anche di personaggi famosi per il Covid, abbiamo visto Daniele Rossi, molto spesso lo diciamo, anche calciatori come lo stesso De Rossi, che hanno trascorso tutta la loro vita non solo controllati ma con una perfetta forma fisica, molto spesso prendono il Covid anche in una maniera molto aggressiva, infatti si parla di polmonite, subito di un ricovero per mancanza di ossigeno, tutta la famiglia di Simone Inzaghi con la moglie, anche lei molto giovane ricoverata, quindi è stata veramente una settimana molto complessa. Sì, anche perché nel caso di Daniele Rossi abbiamo visto poi, perché sono soliti anche pubblicare delle storie, ma strumentalizzano queste storie per mandare un messaggio, quindi abbiamo visto Daniele De Rossi in una situazione completamente diversa, sempre un ragazzo gioioso che vive per la vita, e in quel caso l'abbiamo visto completamente trasformato. Ci ha tenuto anche lui a tranquillizzare, come poi Inzaghi, che la situazione è sotto controllo, anche perché ovviamente quando si è in ospedale si gestisce in modo diverso. Certo. Però adesso c'è anche la paura inversa, cioè a qualsiasi sintomo non sappiamo come comportarci, un piccolo mal di gola, uno starnuto, andiamo subito in paranoia. Subito panico, poi anche il tempo delle allergie, quindi esatto. ovviamente... Noi siamo proprio, io e te, in questo periodo saremo proprio sotto... Bombardate, riflettori, allergiche. È verissimo, allergiche proprio al massimo. Cambiamo argomento, ve l'avevamo detto, questa puntata oscilleremo tra vari tipi di argomenti più seri, ma soprattutto quelli più leggeri, come il gossip, ovviamente.
impone ed ho visto, mentre stiamo qui a parlare di Covid, di pandemia, di contagi, di situazione mondiale veramente molto complicata, c'è chi ha preso un aereo non curante di tutto, hanno la possibilità, quindi c'è modo certo. di farlo, non critichiamo assolutamente questa scelta, però c'è chi ha preso un aereo e volato direttamente alle Maldive per una fuga d'amore. Sono Belen e Antonino che vivono ormai il loro amore alla luce del sole, possiamo dire anche sotto le palme, sì. tra un mare cristallino come quello delle Maldive, e approfittando, come ormai tutti sappiamo, della gravidanza di Belen, che dovrà terminare 9 mesi proprio in estate, di anticipare quindi una vacanza estiva e di andare alle Maldive nello stesso resort dove poi già era stata con altri ex precedenti, quindi questa cosa è stata un po' particolare. Diciamo che lei non pone molta attenzione, sai, ognuno di noi magari è legato ad un luogo, ad una panchina, quando si aveva 15 anni eravamo legati ad una panchina perché lì si era dato il primo bacio, invece lei non se ne frega proprio perché insomma ritorna sui suoi passi. Fidelizzata al resort, torna sì. lì con tutti, magari per provare emozioni nuove. Diciamo che ha approfittato anche di questa nuova, di questo nuovo decreto che permette esatto. di andare all'estero, piuttosto che girare in Italia ci spostiamo alle Maldive e noi non possiamo farlo, però lei l'ha fatto. E noi siamo anche un pochino ma noi non invidiose. Possiamo farlo soltanto perché siamo qui a lavorare sì, tutti certo. i giorni, non per altri motivi, assolutamente. Assolutamente, anzi, se vuoi dopo prenoto facciamo un last minute per le prossime 2 ore e va poi bene, torniamo. Un caffè alle Maldive, perché no, perché no, se non ci vedete per un po' sapete già perché siamo un attimo andate alle Maldive. Scherzi a parte, sono stati protagonisti di una serie di video, non solo, dove presentavano questo sì. resort bellissimo, ovviamente ci sta, quando poi anche durante la sera, servizio fotografico, sì. prima Belen ad Antonino, in tutta la loro bellezza, poi ovviamente anche Antonino a Belen con questo pancino, un vestito sul verde acqua, sì. veramente molto bello, e poi queste storie praticamente a letto, con le gambe di Belen nude sulle spalle di Antonino, e lì hanno cominciato a parlare di pipistrelli. Sì, sì. Allora, a questo punto mi ha messo un po' di tristezza, devo dire, perché capisco tutto, però parlare di pipistrelli in quella situazione non è che sia poi tanto romantico. No, sembra tanto quelle storie che anche noi facciamo quando ci annoiamo sì. e quindi iniziamo a parlare, che ne so, della luce, piuttosto del pavimento troppo lucido, sai, della prima cosa che ci viene in mente. Anche perché, insomma, capisco che è sera, però, insomma, le Maldive, cioè, goditele un pochino, per lei ormai stacca sto telefono, stacca sto telefono, anche perché magari piuttosto che parlare di pipistrelli puoi fare una videochiamata con Santiago, che non sarebbe non male. Male, però insomma loro, soprattutto lei, conoscono le Maldive come le loro tasche, quindi non hanno questa necessità. Sarà subentrata anche un po' di noia di dopo noia, il terzo sì. viaggio, dici basta, le Maldive quelle sono fondamentalmente. Però questa fuga romantica, sempre perché parliamo insomma di una relazione che è nata e spero non finirà in tempi brevissimi, si va sempre più veloce, perché questa fuga romantica in questo periodo fa pensare che insomma magari dopo non ci si potrà spostare per altri motivi. Quello che mi viene poi da pensare sarà come gestirà invece lei, paragonandola ad esempio ai Ferragnez, questa probabile gelosia che potrà nascere con Santiago. Sicuramente non sarà facilissimo, diciamo anche per dover di cronaca che parlavano dei pipistrelli, poiché essendo ovviamente in una particolare stanza aperta, così come si usa solitamente alle Maldive, lo saprete ovviamente perché sì. ci sarete stati anche voi come noi almeno 10 volte l'anno, e entravano quindi in stanza questi pipistrelli, Antonino era particolarmente spaventato e non sapeva come scacciarli, quindi aveva ben pensato di lanciare della frutta, sì. forse per colpirli più che altro. Devo dire che anche insomma io non vivo alle Maldive, non ci sono mai stata, però neanch'io. Anche in casa mia sono entrati i pipistrelli, per fortuna la mia gattina è intervenuta, quindi perfetto. Quindi non abbiamo sprecato frutta.
frutta, perché la frutta si mangia, quindi... No, io ricordo una volta con delle pallottole di carta lanciate, sì. Ovviamente senza risultati. Si fa di necessità virtù, quindi insomma magari evitiamo queste scene un po' macabre. Ecco. Un po' particolare, sempre a tutela degli animali e anche dei poveri pipistrelli che servono all'ecosistema, quindi assolutamente mai danneggiare gli animali, anche perché sono fondamentalmente innocui come in questo caso. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, però questa volta non parleremo di pipistrelli. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, mentre io e Elvira stavamo parlando di pipistrelli, sì, e di varie specie animali tropicali e non solo. Cambiamo argomento, ma non ci distacchiamo poi tantissimo dall'ambientazione tropicale, perché parliamo dell'Isola dei Famosi e di ancora un personaggio che è nuovamente sotto i riflettori per motivi negativi. Ovviamente. Questa volta non si è sciolto in lacrime, ma poco ci manca. Manca tempo, secondo me, di sapere tutto ciò che sta accadendo all'esterno, e parliamo da Andrea Cerioli, che è stato, possiamo dire, una delusione di questo caso. Avevamo riposto tante speranze nel suo arrivo sull'isola, invece è stato non solo sommerso dalle polemiche, ma poi non ha dato assolutamente quel brio che ci aspettavamo. No, non è stato un valore aggiunto per niente, insomma, anche perché devo dire la verità che guardando l'isola c'è o non c'è la stessa cosa Andrea Cerioli. Devo dire la verità, io lo sto guardando veramente molto poco perché mi annoia. Sì, è vero, anche perché se non fosse per quello che accade in studio, diciamo che seguire l'isola non ha più lo stesso valore che aveva qualche anno fa. E poveraccia Ilari, perché insomma si è trovata anche lei nella bufera per la scelta di questi personaggi. Esattamente, polemica dell'ultima settimana, ultima ora, ultimi giorni, possiamo dire, visto che dobbiamo riavvolgere il nastro e ripartire un po' più da lontano, riguarderebbe la forma fisica proprio di Cerioli, poiché sulle foto, sui vari social, come possiamo vedere anche dalle nostre grafiche, è bellissimo, super in forma, anche prima di partire per l'Honduras, con questi addominali scolpiti, tatuaggi, questa abbronzatura sempre perenne, poi arriva sull'isola, si mette in costume e diventa un comune mortale con la sua pancetta, con gli addominali che si sono rivoltati, quindi la tartaruga è di schiena, e quindi non è più un influencer, bensì Andrea dei noi altri. Sì, e devo dire che questa cosa fa pensare, perché se addirittura un ragazzo arriva a modificare le proprie foto per postarle... Ah, ce ne stanno un sacco però, devo dire. Dove siamo finiti? Dove? Capisco che insomma si deve apparire in un certo modo, ma se gli addominali non ce li hai... O vai in palestra oppure non modificarti le foto, soprattutto se sai che poi ti devi mostrare in costume sull'Isola dei Famosi. Infatti assolutamente, bellissimo ragazzo, simpatico, però effettivamente l'accusa che gli è stata mossa è questa di modificare le foto, che poi è subito intervenuta la solita fidanzata Arianna, che ha risposto che assolutamente non è vero, non si modifica le foto, è una tristezza solo pensarlo, e che semplicemente durante il lockdown non ha voluto più allenarsi, non ha voluto più fare palestra, e quindi si è un attimo rilassato ed è uscita quella pancetta in più. Ora però il lavoro tocca a noi, verificare l'ultime foto con addominale a quanto e quando risalgono, ovviamente. Allora, io non sono un'esperta del settore,
Premetto, ma con tutto quello che puoi mangiare nel lockdown, da qui a trasformare totalmente il tuo fisico ce ne passa, perché insomma, avere un fisico così scolpito e poi non averlo più, passano degli anni, insomma, non è che si perde tutto per qualche Certo. mese, anche perché prima di partire hanno dovuto seguire tutti un tipo di percorso, tranne Valentina Persia, perché insomma lei si è rifiutata, però un percorso per potenziare anche la forma fisica, quindi insomma Certo. si è dovuto riprendere per forza da questa pandemia in qualche modo. Allora, devo dire la verità che molto spesso quando ci si allena con costanza, magari anche con degli aiuti proteici, ovviamente non è il mio caso, è inutile sottolinearlo, però appena si interrompe l'allenamento, soprattutto nel caso di questi ragazzi che fanno un po' del fisico e degli addominali, il loro punto di forza, quindi magari da tempo e da un decennio sono abituati ad allenarsi, subito c'è un crollo verticale della forma fisica, poiché proprio non sono abituati neanche ad un'alimentazione normale, con un semplice piatto di Sì. pasta abbondante, quindi potrebbe darsi che effettivamente sia così, però al contempo ha continuato a mettere almeno sui social le Sì. foto di quando era molto allenato con questi famosi addominali. Sì, e uno non se l'aspetta perché anche essendo un bellissimo ragazzo e avendo Sì, anche cosa dei c'è di male contenuti, poi? perché è difficile da trovare un ragazzo che sia bello e abbia dei contenuti, diciamolo, cioè non è È mistero. vero. Però da qui a pensare di dover modificare le foto è come se dovesse dimostrare qualcosa a qualcuno e quindi qui entriamo nel lato psicologico, non voglio fare la filosofa, però c'è qualcosa che non è stato risolto a questo punto, perché è un ragazzo che fondamentalmente ha tutto, che si focalizza solo ed esclusivamente sulle foto da mettere, insomma, è una cosa un po' di una tristezza, come ha Eh detto sì, più Arianna. questo effettivamente che il punto di vista della stessa Arianna, quindi Andrea mi raccomando, fregatene, pubblica ciò che vuoi, Sì. non pensare agli addominali che la pancia è sempre ben accetta, come poi ha detto anche la fidanzata, uomo di pancia, uomo di sostanza, quindi Certo. assolutamente non è un dramma avere un po' di pancetta e non avere più gli addominali. Benvenuti nel nostro mondo di comuni Anche mortali. perché ora dimagrendo vediamo se ci sono questi addominali, perché lì sono. Esattamente, esattamente. Vediamo un po' sta tartaruga che fine ha fatto. Ultimo argomento e qui passiamo proprio alle lezioni di stile, Sì. d'amore, proprio di cose assurde. Parliamo di Enula, la ragazza con il nome più strano Sì. sulla faccia della terra, probabilmente, non è vero perché ce ne sono altri ugualmente No, c'è anche particolari. Ernia, un cantante, quindi. Esattamente, e per gli amici però Anna, Sì. poiché appunto sarebbe al centro di alcuni gossip, quindi perfetta con la nostra puntata, poiché come ben sappiamo è stata eliminata dal noto talent di Queen Mary, drammi, pianti, ha dovuto lasciare Alessandro il ballerino con il quale aveva una grande simpatia, diciamo così. Però subito, quando è uscita dalla casetta del talent, è andata dal suo ex. E tu dirai, e beh, che ci frega, giustamente. E no, perché l'ex è niente po' di meno che Leo Lei. Gassman. Io adesso devo dire una cosa. Enula, bellissima ragazza, bellissima voce, ma questi segreti che vengono fuori solo dopo, Leo Gassman devo dire che è stato molto lontano dai riflettori, ma quando ne abbiamo parlato l'abbiamo detto che insomma eravamo abbastanza stupite da questo figlio, per quanto insomma anche il papà non sia niente male, ecco. Tra i miei preferiti di sempre, Questo tutta la famiglia, silenzio. anzi ci metto dentro anche il nonno che come attore stupendo, super mega affascinante, quindi tre generazioni al top di Di bravura e di bravura e bellezza. bellezza. Però mi domando se Enula già prima si conciava in questo modo, perché è abbastanza inquietante vedere che si dipinga le mani e la faccia Di blu, di blu. per citare una nota Sì, no, canzone. ma è anche di blu, di verde, Sì, di giallo, cioè è come abbastanza inquietante. Fatto sta che all'interno della scuola si erano create parecchie dinamiche perché anche con altri ragazzi che erano presenti in casa, lei era molto vicina, quasi a due o tre, insomma, Sì. tranne quelli che erano già impegnati con le ballerine e così via. Quindi ha fatto un po' discutere perché
è come se avesse illuso Alessandro, almeno questo è quello che si dice anche perché oggi. Ci sarebbe anche un terzo incomodo, sì, che poi sarebbero quattro, perché avrebbe lasciato poi ancora un altro ragazzo per fidanzarsi con Leo Gassman e poi con questo Alessandro, quindi è tutto un intreccio. Riavvolgiamo il nastro però, perché la storia con Leo Gassman risale persino al 2020 e come possiamo vedere dalla nostra grafica, la nostra Enula era una ragazza normalissima, normale, di nome Anna, poi almeno da questi gossip su un noto quotidiano, e era una ragazza normalissima, si vestiva in questa maniera un po' particolare, però non conosciuta anche nel mondo della musica, con un vestiario standard, anzi che passava abbastanza inosservata, e sicuramente ha fatto scalpore proprio per questa relazione di Leo Gassman, che al tempo già era noto per altri talent, per ovviamente il cognome d'arte, con questa ragazza poi che non faceva parte del mondo della musica, almeno così sembrava, e quindi subito sono scattati questi pettegolezzi. Il problema appunto c'è stato quando Enula è andata via dalla Noto Talent, quindi qualche giorno fa, in realtà puntata registrata, quindi in uno spazio temporale più ampio rispetto a quello che noi conosciamo. Infatti non solo ha indossato il giubbino di Alessandro, e subito i fan, sì, sono stati attentissimi su questo, come sempre possiamo vedere in grafica grazie al prezioso ausilio della nostra regia, quando poi la stessa sera ha pubblicato delle storie con un cagnolino, guarda un po', lo stesso cagnolino che in realtà era a casa di Leo Gassman, quindi un caos. Ritorno di fiamma, forse, però sì, insomma, devo dire che all'interno della scuola quest'anno ne hanno fatte di ogni, perché ognuno si è fidanzato con un altro e altri ancora. Però io credo che sia sintomo di grande fragilità, sì, proprio il volersi appoggiare ad un'altra persona in questo percorso di grandi insicurezze come quello poi del talent. Sì, anche perché l'abbiamo detto anche per gli altri ragazzi che sono usciti, quel mondo diventa il tuo mondo, sì, quindi quando esci, come per tutti quelli che partecipano ad un reality, poi fare i conti con la realtà è difficile senza appunto di riferimento, quindi credo che ci sia ancora qualcosa da risolvere, per questo è tornata insomma sui suoi passi con Leo Gassman. È molto probabile, noi ovviamente faremo tutti gli incroci del caso come sempre e vi aggiorneremo nelle prossime puntate. Intanto noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Ovviamente quando ci vediamo? Domani. Domani ore 18:30, teleprima Gossip Mania. Buon pomeriggio.